quello della provincia per l'Avellino è un amore immenso che cancella i confini geografici e rende il tempo un continuum che tende all'infinito. A Forino l'orgoglio di sentirsi irpini, tifosi dei biancoverdi, lo respiri nell'aria. Lo percepisci nella spontaneità della voglia di cantare a squarciagola nel bel mezzo del paese un coro, di sventolare i propri colori, con la fierezza e l'orgoglio di chi è tifoso 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Entri nella sede e vedi un cartello, Green Stars, sezione Forino. Fissate al muro le maglie di Pisacane e Zito. Un brivido ti corre lungo la schiena. Passato, presente e futuro, qui non esistono. Si fondono in un mix di storia tra vecchi e nuovi beniamini. L'Avellino ferma le lancette dell'orologio, sincronizza i cuori e li fa pulsare all'unisono. Bentornati nella Tana dei Lupi. Siamo con Fiore Masaniello. Allora Fiore, mi raccontavi un po' com'è nato questo ritrovo dei tifosi forinesi, raccontaci tu. Sì, allora do il benvenuto a tutti. Come potete vedere, il club anche a Forino, abbiamo un piccolo club, un grande club dei tifosi dell'Avellino. Noi siamo un gruppo di 20 amici, tutti residenti nel comune di Forino. All'inizio ci chiamavamo Amici di Via Murato, proprio per richiamare qui il nome della strada in cui abitiamo. Però abbiamo capito che fermarci a un club era quasi inutile. E siamo confluitici da circa un mese, tutti e 20 questi amici di Via Murato, in un'associazione, Laboratorio Campano Formazione e Legalità Circolo Territoriale di Forino, del quale io sono un vicepresidente. È un'associazione nata nel 2009, spinti da una voglia di creare proprio delle iniziative a livello culturale, sportivo. Abbiamo dovuto per forza riconoscerci in un'associazione. Noi appunto avevamo già questa associazione e da circa 2 mesi il Comune di Forino ha fatto la domanda per la presentazione all'albo delle associazioni e noi siamo una delle poche associazioni. Amici di Forino abbiamo conosciuto Ciro Giglio. Ciro, mi facevi vedere con orgoglio prima questi biglietti che racchiudono il ricordo di tante trasferte, comunque partite al seguito dell'Avellino e seguendo appunto il biancoverde. Sì, personalmente sono stato 5 anni a Vicenza e ho seguito l'Avellino a Verona, Treviso, Padova e soprattutto Vicenza, dove possiamo vedere i biglietti. Sono andato con papà perché già ero un bambino. E soprattutto mi è rimasta la trasferta di Cittadella, dove al 90° ha segnato Ghirardello 1-0 e poi siamo saliti in Serie B e quindi è il ricordo che mi porto più bello. Poi insieme ai ragazzi andiamo quasi tutte le domeniche allo stadio. A prescindere dai risultati, per voi è soprattutto un modo per stare insieme, per aggregarvi e per un centro importante quale Forino, la passione per l'Avellino è l'espressione dell'amore che la provincia ha per questa squadra. Sì, sicuramente, soprattutto quando ci ritroviamo per vedere le partite in trasferta, quando i ragazzi non vanno. C'è un motivo di orgoglio, anche di ritrovo, perché ci confrontiamo con le idee, con i giocatori, chi prendiamo l'anno prossimo, con il calciomercato. L'Avellino è uno stile di vita, diciamo, perché siamo nati in Irpinia e seguiamo la nostra squadra ovunque e dovunque. Luigi Mazzocca, siamo davanti a una maglia storica dell'Avellino ai tempi della Serie A e immagino che di ricordi ne avrai più di uno da raccontarci riguardo quel periodo. Eh sì, io ho lavorato anche al ristorante Malaga, dove venivano i giocatori a mangiare, come tanti, Amodio, Cattaneo, Piotti, Pinotti, ci stava anche Tacconi, ho conosciuto tanti di questi personaggi che hanno fatto la Serie A ad Avellino. E mi ricordo un giorno hanno fatto il treno verde per andare a Torino, mi sono imbarcato sopra e sono andato a Torino. E mia mamma mi cercava e io stavo a Torino.
E infatti quando sono tornato dopo 3 giorni ci è piaciuto un pali ad una. Purtroppo però ne è valsa la pena. È valsa la pena perché stavamo perdendo 3-0 e poi abbiamo fatto l'ultimo a tutto, si è stato cambiato Zoffo con Alessandrelli. E abbiamo fatto 3-3 e abbiamo restato in Serie A. È stata, per noi è stata una grande soddisfazione, è stata anche una grande vittoria che siamo andati là, eravamo parecchi, ma parecchi parecchi. È stata una cosa bellissima. L'Avellino ai tempi della Serie A è stato l'orgoglio di un'intera provincia, non di meno per Forino. La speranza è che prima o poi si ritorni dove l'Avellino è stato anche per nuove generazioni, no? Io spero di sì, perché questi ci stanno facendo soffrire giorno per giorno. E chi è malato di cuore mi sa che sta ricoverato presso l'ospedale. Noi speriamo che fanno qualche miracolo anche per tutti questi tifosi che fanno tanti chilometri. Mattia Tufano, un altro tifoso forinese dell'Avellino. Mattia, tu sei uno tra i più attivi per quanto riguarda il seguito dell'Avellino in trasferta. Come vi organizzate quando c'è da seguire la squadra lontano dal Partenio Lombardo? Di solito con macchine o con quelli di Banzano, organizzano pullman, eccetera, pulmini. Viviamo di calcio, aspettiamo quello, il sabato e la domenica, per seguire l'Avellino. Raccontaci un po' la trasferta a Torino contro la Juventus per la Coppa Italia. Quando avete saputo che l'Avellino avrebbe sfidato i campioni d'Italia, immagino che sia partito subito tutta l'organizzazione per seguire l'Avellino in Piemonte. Sì, subito ci siamo organizzati con pullman e macchine private. È stato uno spettacolo comunque. No, non ce l'aspettavamo neanche noi. Quindi nella sciarpata dei tifosi dell'Avellino c'era anche un po' qualche sciarpa, insomma, forinese al seguito dell'Avellino. Sì, 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 è stato uno spettacolo. Riccardi, prima abbiamo parlato con Luigi Mazzocca dei ricordi ai tempi della Serie A, c'era una maglia storica, qui abbiamo la bandiera storica dell'Avellino ai tempi della Serie A, ma immagino che per voi che siete un po' i più anziani, i più esperti del club, ci siano tantissimi ricordi legati a quei anni magici. Sì, siccome io sono stato fuori per lavoro, quindi ad Avellino non ho seguito molto le partite, qualche volta venivo in trasferta, ho seguito ad Avellino. Da solo, senza amici, quindi certo, fuori caso l'Avellino praticamente perdeva sempre, quindi mi ritiravo un po' pure non tanto contento. Poi qualche volta che venivo qua, seguivo qua l'Avellino, mi ricordo una volta per dirmi, era il 14 marzo, mi ricordo che è festa qua a Forino, e Avellino-Napoli 3-0. E mi sono divertito molto, e se ricordo bene, segnato Giovannelli e 2 giocatori. È stata una grande festa. E poi ho seguito la trasferta di Crotone, una delle più belle, che eravamo parecchi, 10-15, non lo so, quando ci siamo presi pure la curva di quelle di Crotone che hanno fatto un po' di casino, però. Siamo qui con Umberto che ha un nome d'arte, mi diceva, Ramon Gonzalez, che non è casuale, come soprannome. Io sono stato tanti anni in Messico, Spagna, allora questo nome mi è piaciuto e me lo sono tenuto sempre. C'è un Ramon particolare nell'Avellino, sì, no? Un Ramon Diaz, grande giocatore, era il mio idolo e io da lui ho preso. Ricordi i tempi della Serie A? Penso siano tanti, me ne dicevi alcuni prima, se sì, li vogliamo ricordare. Ricordo, quegli anni erano gli anni di piombo, dal 78 all'88. Siamo andati in trasferta a Firenze col pullman da Forino, partivamo dal famoso pub MG82, partivamo alla mezzanotte, arrivavamo alle 6 a Firenze, davanti allo stadio,
tutti quasi allegretti, andavamo al primo bar dello stadio a bere, poi a mangiare e poi facevamo un giro per Firenze e poi andavamo a vedere la partita il pomeriggio all'Artemio Franchi. Come finì quella partita? Raccontaci un po', vediamo se qualcuno la ricorda. Ogni anno che siamo andati, una volta pareggiato e poi sempre perso. Però l'importante insomma era stare insieme per tutte le cose che hai detto prima, no? Sì, l'unico è stare sempre insieme. Fiore, qui nel vostro ritrovo abbiamo subito notato le maglie di Zito e Pisacano. Ci vuoi raccontare un po' come sono arrivate ad essere affisse qui vicino al muro? Sì, questi sono regali diretti che ci sono stati fatti al nostro club grazie all'amicizia con un noto ristoratore forinese che appunto ha ospitato spesso questi giocatori dell'Avellino. Sapendo la nostra grande passione hanno voluto farci questo immenso regalo. Tanti bei ricordi qui nel ritrovo dei ragazzi forinesi. Abbiamo anche visto, Ciro, una foto con un attaccante di Serie A, con Big Mac Maccarone. Sì, Maccarone, è una piccola curiosità, è sposato con la nostra compaesana e quando può raggiunge le nostre parti e degusta anche le nostre tradizioni e i nostri ristoranti. Inoltre vorrei fare un ultimo saluto a un nostro grande amico che fa parte degli Irpini del Nord, Antonio Bruno, che ci segue sicuramente da Reggio Emilia. Ti aspettiamo presto a Forì.